È la prima volta, è il settimo scudetto, ma per me è la prima volta in conferenza stampa dopo il successo, e chiaramente non è facile. Non è facile rimanere lucidi, trovare le parole per una stagione che si chiude, che abbiamo sperato tutti si potesse chiudere stasera, ma non era affatto scontato che accadesse. Quindi non ho preparato niente di... non ho preparato nessun tiro per voi. Il primo pensiero è un grazie a chi ci ha accompagnato in questa stagione, a suo modo unico, particolarissima nelle premesse, per quella che era l'abitudine di Siena, dei profondi cambiamenti, la comune consapevolezza che non saremmo stati più quelli del passato. In realtà non volevamo esserlo, e quello secondo me è stato decisivo: aver accettato il passato come modello, averlo accettato e averlo usato come ispirazione, aver rifiutato i confronti. Io non valgo Simone, Bobby non vale Bo, non so, Christian non vale Sean, Horner non vale Lavrinovic, sì, me ne vengono in mente a migliaia, ma volevamo essere questo, volevamo essere Siena al nostro modo. È nata una stagione complessa, era inevitabile che accadesse. Durante il campionato ne sono successe tante che potevano aver minato la nostra fiducia, invece come tradizione in questo club ci siamo concentrati sul lavoro. Abbiamo avuto la capacità di isolarci, abbiamo in certi momenti pensato di poter essere anche di ispirazione per una città intera che sta attraversando un momento difficile, ma volevamo proporci come un modello virtuoso. Non ci sono più i salari del passato, non ci sono più i budget del passato, non ci sono più i grandi nomi del passato, ma questo non ti impedisce di essere performante, determinato, a tuo modo unico. Siamo stati premiati dai successi, è arrivata la vittoria in Coppa Italia, poteva bastare, e invece abbiamo fatto in modo che non fosse abbastanza e abbiamo lavorato. Non nascondo che questo scudetto è figlio della nostra eliminazione in Eurolega, l'ho detto ai ragazzi per primi, l'amarezza dopo la sconfitta con l'Olympiacos in casa di un punto, non scoccando l'ultimo tiro, è stata fortissima. Chiaro che loro lo meritassero, però una stagione così intensa non poteva vivere anche l'appendice dei playoff di Eurolega, e poi pensare che avessimo la forza e il tempo soprattutto sarebbe mancato per programmare il finale di stagione. E allora qui grazie va esteso veramente a tutto lo staff, perché quello che siamo riusciti a fare nelle ultime quattro settimane è veramente speciale. Una squadra fortemente condizionata dagli infortuni e da una forma oramai, una condizione oramai al lumicino. Abbiamo lavorato con grande dedizione, abbiamo messo in cascina tanta di quell'energia e accumulato rabbia, la Coppa Italia vinta ci aveva dato consapevolezza. Poi è nato quell'esordio con Milano, penso all'ultima partita con Sassuolo. Thank you.
niente, lì è stata, la storia è cambiata. Gara 2 a Milano, poi quell'escalation, vincendo 2 gare 7 in trasferta, sintomo di una squadra matura, consapevole, con una solida identità e dei punti di riferimento chiari, che ha trovato in alcuni di loro dei riferimenti nei momenti di difficoltà. E poi questa serie, dando il merito a Roma di esserci arrivata e a noi di averla vinta contro una squadra che aveva le stesse possibilità di riuscire. Non lo so, ho provato a fare il Bignami di 10 mesi incredibili. Bobby Brown e Matt Jennings sono arrivati, credo, il 9 d'agosto a Badia San Salvatore. Non sono tornati in America un solo giorno. 78 partite. Ah no, sono tornati quando abbiamo giocato contro San Antonio e Cleveland. 78 partite vissute tutto d'un fiato. E vi dico, non vi voglio ingannare. Se ci fosse stato bisogno di fare 7 partite, ne avremmo fatte 7. Stiamo bene insieme. Ci piace giocare. Io ogni tanto mi incazzo quando facciamo le cose sbagliate, però è stata una stagione piacevole. Al di là di come è finita, avrei dovuto ringraziarli comunque, a prescindere, però parlo dopo aver alzato un trofeo, rende questa stagione unica e questi ragazzi speciali. Se parliamo dei record, della Menzana, ora gli scudetti consecutivi sono diventati 7, le Coppe Italia sono diventate 5. Pinucci diceva che era un pazzo accettare questo incarico. Tutti pensavano avessi pescato il l'uomo nero, no? Come lo chiamate? L'uomo nero. Ecco, ora ha pescato l'uomo nero e quello che gli tocca perdere. L'ho rimesso nel mazzo. Mi dispiace. Luca, è adesso? La proposta? Adesso niente, ci aspetta un po' di strada per tornare velocemente a Siena. Stasera erano troppo pochi, non ce li facciamo bastare, quindi andiamo a casa, ci aspettano, vogliamo celebrare insieme a loro e penso, non so, domani forse è un giorno per riposare e dopodomani forse è il giorno della celebrazione ufficiale. Coach, però questo scudetto è sicuramente molto, ma molto speciale. Non era più la cena cannibale, era una cena un po' più umana, ma lei è riuscita a trasferire quello spirito che con Chemigiani avevate costruito insieme per tanti anni. Sì, è grande merito suo. No, non è merito mio. Allora, intanto è la struttura che è quella che dà continuità al lavoro, cioè Siena c'è, esiste e rimane. Quando dicevo un modello di ispirazione, perché veramente noi siamo un'eccellenza. Lasciate perdere quello che ci capita, cosa ci urlano, cosa ci dicono, ma veramente, quando io in estate ho accettato di allenare, ero seduto accanto a Minucci, appunto mi dava, lui del matto, altri dicevano, ma varrà la pena, vi dico, è la cosa migliore che possa capitare a un allenatore, lavorare lì è la cosa migliore. Spero che i giocatori stasera possano dire la stessa cosa. Mi piacerebbe che lo dicessero al di là di tutto, però che dicessero che non c'è niente di così bello che giocare così, qui. E poi, ho detto, chi ti aiuta è il contesto, l'ambiente, a trasferire questa mentalità. È chiaro, io devo ringraziare anche Simone. I 6 anni passati insieme sono stati un'ispirazione continua. Penso a Sean Sonrum. Quando lui ha deciso di smettere, è lì che veramente io ho sentito il peso, dando i galloni di capitano a Marco Carreretto, che stasera ha dato una risposta da grande capitano qual è, dando i galloni a Marco ci siamo presi un po' tutti la responsabilità di essere il tramite, perché quello che ha fatto Sean in quei 6 anni è incredibile, in campo, fuori dal campo, e ha alzato il livello di ognuno di noi, in termini di conoscenza, ma anche in termini mentali, perché non fossimo mai contenti di quello che avevamo fatto, ma non è snobismo, ma è per il desiderio che devi avere sempre di aspirare al massimo e andare oltre i tuoi limiti.
lui ogni giorno in allenamento, per noi allenatori era uno stress, perché ci costringeva a dare il massimo, ci costringeva, come lui tanti altri vicino, giocatori esigenti. E anche quando si è creato questo nuovo gruppo, un giocatore come Daniel, fondamentale, perché Daniel ogni giorno viene e ti vuol succhiare, ti vuol prendere, ti vuol carpire qualcosa, perché vuole alzare il suo livello, e per un allenatore è fondamentale. Quando abbiamo costruito lo staff e Marco Crespi si è aggiunto a noi, era fondamentale che arrivasse una persona che portasse energia, ispirazione, perché non potevano bastare le nostre conoscenze, dobbiamo sempre esplorare qualcosa in più. Marco ha una mente illuminata e allora serviva da stimolo. Ho pensato a Daniel, ho pensato a Marco, ma faccio del torto per dire all'ultimo arrivato, Dionte, Christmas, avete visto che atteggiamento. Penso a lui, penso a Alexander Rasic, penso a Luca Lectare, i tre giocatori forse più, tra virgolette, penalizzati in una stagione trionfale, però sacrificati in un ruolo di secondo piano, ma consapevoli di quello che servisse alla squadra. Mi sono stati vicino, mi hanno aiutato, e non mi hanno mai fatto pesare il fatto di non essere al centro delle gerarchie della squadra, quindi è giusto anche che il pensiero vada a loro. Si può dire che la serie è girata in quegli ultimi 4 minuti, che era te, ha avuto paura in quel momento? No, io, sai, un'altra domanda, Chianigiani hai già sentito? No. Ma uno dei 700 messaggi che ho mandato l'ho perso. Non ho avuto paura per il semplice fatto che quelle due gare 7 vinte e quelle serie durissime contro Milano e contro Varese, pensando di averli battuti ben 4 volte nel giro di pochi giorni, ci hanno dato una consapevolezza assoluta. Sapevo che Roma, una squadra che aveva vinto 10 volte in trasferta, penso 10, non regular season, forse 9, no, mi sembra 10 volte in regular season, che era stata capace di vincere a Reggio Emilia e a Cantù, difficilmente avrebbe perso 2 volte assieme. Fosse successo, non avrei perso di un centimetro la loro scia, vi garantisco. Come è accaduto dopo gara 6 con Varese, per quanto rocambolesca fosse stata quella sconfitta, avete visto con quale piglio abbiamo aggredito gara 7. Quando hai questo cammino, erediti una consapevolezza assoluta. Ho avuto paura degli infortuni, perché queste condizioni non sono condizioni che rispettano le esigenze dei giocatori. Ho avuto paura degli infortuni e ho avuto paura della fatica, perché chiaramente giornate come queste ti spremono. Mi dicono che ci sono stati giocatori dopo gara 4 che sono arrivati a bere 4 litri d'acqua in spogliatoio, per capire tensione, pressione, caldo, umidità, non è giusto, secondo me non è giusto. E quindi quando, se fosse successo, non avrei avuto paura, avrei preso come stato semplicemente consapevolezza che avremmo potuto vincere gara 2, che abbiamo perso, che avremmo potuto perdere gara 3 o gara 4, che siamo riusciti a vincere, perché queste squadre realmente si equivalgono, altrimenti non si spiega il loro cammino. C'è un ringraziamento che puoi fare a qualcuno? Me lo sono scordato. Un messaggio, no, magari ribadiamo un messaggio alla gente che ci ascoltasse. Beh, chiaro, chi ci ascolta da Siena, l'ho già detto dopo Varese, io penso che la finale fosse già un bel premio per la città. Rivedere questa squadra a lottare per il titolo, la soddisfazione più grande. Una squadra che ha percepito l'amore dei propri tifosi e della città da subito, e potevamo realmente essere visti come i brutti anatroccoli, e invece ci hanno fatto sentire campioni al livello degli altri, ci hanno sostenuto, ci hanno spinto, anche quando le difficoltà sono state oggettive. Pensa all'inizio della stagione, la trasferta negli Stati Uniti, il rientro, la sconfitta con Berlino in casa, e poi quel periodo da 10 sconfitte in 11 partite, dove abbiamo perso per un attimo un po' il focus su chi eravamo e dove saremmo potuti arrivare. Ci ha aiutato aver vinto la Coppa Italia, quindi se per altre squadre c'era da focalizzare il rendimento e l'obiettivo a un livello dove forse non erano mai arrivati, per noi era semplicemente riportarli a un livello dove già erano stati. La dedica alla città, mi sono divagato, ma la dedica alla città. E...
Grazie. Grazie. Grazie.